Buona la prima del girone di ritorno per il Lanciano che batte in casa per 4-2 il Raiano. Bella giornata di sole al Guido Biondi, buona anche la cornice di pubblico, tante le iniziative natalizie prima e durante il match. Alessandro Del Grosso schiera titolare Sinopoli tra i pali, Boccanera e De Santis sulla linea difensiva, avvantaggiato Quintiliani e Verna in mediana, Di Gennaro ancora titolare. Il Raiano non viene al Lanciano per fare la comparsa e infatti soprattutto nei primi 45 minuti di gioco gli ospiti non rinunceranno ad attaccare né a chiamare in causa Perin Sinopoli. Cronaca ricca, sesto minuto, sponda di Di Gennaro e sinistro di Natalini, palla fuori di poco, quattordicesimo punizione di La Selva, traiettoria alta, quindicesimo la risposta degli ospiti, colpo di testa di Palombizio, palla alta, 23esimo arriva il vantaggio frentano, Sardella per La Selva e l'attaccante frentano sblocca l'equilibrio della contesa, 1-0. La risposta del Raiano arriva poco dopo, 30esimo minuto, sinistro di Muca, Sinopoli sfodera un intervento decisivo, 32esimo, destro di Sardella incrociare su imbucata di Di Gennaro, respinge con un piede a Dario, 35esimo, Sardella ancora pericoloso, l'esterno ci prova da fuori, respinge ancora l'estremo difensore degli ospiti, 36esimo, Palombizio, uno dei migliori del Raiano, chiama in causa Sinopoli che risponde presente, 39esimo, inserimento di Verna, grande parata di Addario che salva il Raiano, 40esimo, sugli sviluppi del corner Verna sfiora il raddoppio, 5 minuti dopo invece il Raiano pareggia, minuto 45, colpo di testa di Palombizio, Sinopoli questa volta nulla può. La seconda frazione, subito Lanciano, secondo minuto, grande parata di Addario sulla Selva, il Raiano si salva, preludio comunque al gol frentano che non tarda ad arrivare, quinto minuto, imbucata di La Selva per Verna che fa il 2-1, il tris è questione di secondi, ne bastano altri 120 ai frentani per triplicare, settimo minuto, palla da sinistra per Quintiliani che di sinistro insacca sotto la trasversale, 3-1. 18esimo, azione prodigiosa dell'esterno Sardella sulla sinistra, assist per Tarquini che centra in pieno il palo di tacco, Lanciano insistentemente in avanti, 22esimo, punizione di Quintiliani, palla di poco fuori, 23esimo, azione spettacolare dei rossoneri sull'asse, Tarquini, La Selva, Verna con quest'ultimo che fa il 4-1, 32esimo, Cianci ci prova da fuori, respinge a Dario e sulla respinta Tarquini conclude sull'esterno della rete, il Raiano trova il raddoppio, 41esimo, Amedoro va a segno con un destro all'angolino, ultimo assalto dei frentani al 49esimo con Tarquini che sfiora un gran gol da 30 metri, anche in questo caso a Dario è determinante. I numeri del 2018, più 6 del Lanciano sulla seconda in graduatoria, ora qualche giorno di pausa e si ricomincerà il giorno dell'Epifania. Buone feste a tutti! Innanzitutto devo fare complimenti ai miei ragazzi, in più devo fare complimenti anche all'altra squadra perché è una delle poche squadre che ha sempre combattuto contro tutti e contro qualsiasi squadra ha affrontato. Oggi pure è venuta qui tranquillamente a cercare di fare il risultato. Ma io questo già lo sapevo, avevano cambiato allenatore, hanno cambiato delle cose in campo e si sono viste, però avevamo bisogno di questi punti, avevamo bisogno anche di chiudere l'anno diciamo bene e lo abbiamo chiuso, ma complimenti ai ragazzi perché poi sono i ragazzi che vanno in campo, sono i ragazzi che fanno i sacrifici, sono i ragazzi che si prendono i sacrifici la domenica perché c'è tutto il lavoro dietro.